situazione è come stare un po', diciamo, in pantofole, no? Mentre scrivere altri romanzi, tra l'altro è dato vita ad un nuovo personaggio seriale, Costanza Macallè, invece significa stare un po' sui tacchi, perché insomma sono personaggi anche nuovi per te. Allora, come direbbe qualcuno, la domanda nasce spontanea: questo libro è un figlio della pandemia che eri abituato a stare a casa con la tuta, i calzettoni, cioè avevi voglia di ritrovarti in una comfort zone anche tu? Allora, innanzitutto bellissimo davvero rivedervi in presenza, mi ero abituata ormai con lo schermo e grande felicità di essere qui. Tra l'altro un paio di anni fa, quando mi ero venuta per la prima volta, abbiamo portato proprio lo stanza, questione interessante. Allora, in realtà non è figlio della pandemia, cioè io il romanzo che per me è figlio cosiddetto della pandemia è stato un terzo, perché quello era il romanzo Coccola che io avevo scritto proprio durante le settimane del lockdown, come dire, del 2020, e quindi per me il figlio del lockdown è quello, io lo associo a quel tipo di stato d'animo, di evasione da quello stato d'animo. In realtà l'idea di Nuova Alice, che poi sono, come dire, in Nuova Alice sono tante idee assemblate, cioè in tutti quanti questi anni, da quando uscì Il Bambino Gentiluomo, che finora è stato l'ultimo, e parliamo appunto del 2018 in realtà, cioè io avevo finito di scrivere Il Bambino Gentiluomo a giugno del 2018, quindi davvero sono state per uno scrittore tanti anni. Certo. E mi sentivo davvero povera di idee sul fronte di Alice, cioè mi sembrava davvero che fosse stato detto tutto, perché 8 libri e 3 serie TV probabilmente mi avevano dato la sensazione che non ci fosse più materiale, o quantomeno io non ne avevo sulla scorta del mio personale kit emotivo, ecco. E però quando poi in qualche modo ho aperto il rubinetto di tutte quante le altre storie che invece avevo cominciato un po' a pensare, a immaginare durante gli anni della Viera, che sono stati Lena, che sono stati, è stata Costanza. In realtà, Costanza è diventato un personaggio seriale, altri sono, diciamo, romanzi one shot, cioè esatto, serialità. Analogamente, insomma, mentre scrivo questi romanzi, comunque ogni tanto qualche flash su Alice lo avevo, non sufficiente per fare un romanzo, però ogni tanto mi veniva qualche input. In tutti questi anni mi sono ritrovata, no, come a unire i puntini, come nella settimana di Misti, nella pista centrale, a un certo punto c'erano così tanti puntini che a me non restava che segnare la pista, appunto, cioè che unirli, e mi sono resa conto che avevo un romanzo. E mi sono anche resa conto di avere voglia di scriverlo, che poi appunto era la cosa più importante, perché appunto nel 2018 l'ho scritto sempre con molto amore, con un'ispirazione genuina, però al termine dell'Allegro mi sono detta: io domani non potrei scrivere un altro libro dell'Allegro. Cioè lo avevo sempre, sai che in quel momento un brivido è arrivato nella schiena dei tuoi editori, cioè del suo editore, l'organismo del suo, perché ci sono tante persone che lavorano dietro una casa editrice, perché quando c'è un personaggio così forte, che funziona tanto, chiamato dal pubblico, insomma, gli editori non vorrebbero che non finisse mai questo personaggio. Però io devo raccontare una cosa, il mio editore, da che io ho fatto l'annuncio, non scrivo un altro Allieva non per adesso, il mio editore non mi ha mai detto perché non scrivi un'altra Allieva, mai, cioè diciamo sono passati 3 anni e non me lo ha mai chiesto, ed è evidente che insomma l'Allieva, ecco, è un cavallo vincente, ormai lo sappiamo, no? Non me lo ha mai chiesto, e io dico sempre che anche il fatto di non essere stata pungolata in tal senso mi ha consentito di percepire una fiducia in me stessa come autrice, e anche una libertà assoluta, che appunto, diciamo, mi ha consentito di fare i miei esperimenti, e non ho ancora finito di fare i miei esperimenti naturalmente. Esperimenti creativi, sì, certo, con gli altri personaggi, comunque sono tutti progetti in cui credo molto, in particolar modo Costanza, che è nel mio cuore in una maniera particolare, però poi appunto di tornare all'Allieva con naturalezza, cioè senza nessuna forza.
ma secondo me testimonia proprio la genuinità dell'ispirazione.